Lei abita qua, in questa zona? Io abito qui, in quel palazzo lì. E cosa sei? Ho sentito quel boato. Come saltavano tre dalla macchina e due sono rimasti dentro, che sono stati, uno è morto e uno tutto insanguinato, che penso che si è salvato perché era dentro lo curavano, sì. Onestamente non conosco il percorso, uno dei ragazzi era di Ponte Taro, quindi credo che possa essere lungo la strada che porta a casa. Chi guidava il pullman? È un lavoratore della cooperativa, detto al servizio di trasporto delle persone, in questo caso sono ragazzi disabili, in capo ai servizi ASP del distretto di Fidenza, e di cui noi svolgiamo il trasporto casa-scuola. Autista esperto? Sì, sì, una persona che da anni fa questo tipo di servizi. Sapete come sta? L'autista l'abbiamo visto quando siamo arrivati, era sull'ambulanza, sembrava scioccato, ma comunque respirava, siamo bene fisicamente, sembrava. Quanti bambini c'erano? Erano due ragazzi delle superiori. Più un assistente dell'autista? Sì.